tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, qui come Velox. Ci sono qui per portarvi il primo episodio della serie classe buggata della settimana. Qua adesso mentre carica la mappa vi faccio vedere la classe che useremo, ovvero la, secondo me la classe più buggata di Black Ops 3 al momento, in assoluto. Ovvero il Vesper, ragazzi, con fuoco rapido, calcio, estrazione rapida, caricatori aumentati e mi pare basta, solo questo. Se vi sfugge qualcosa, vabbè, la vedete qui. Poi vabbè, antischegge, sciacallo raga, perché prestigiatore non ci serve, tanto spariamo senza mirare, maschera tattica e poi basta. Mi sa che mi sono dimenticato qualcosa dicendolo quando l'ho presentata la classe. Vabbè, però comunque. Niente, raga, l'arma più forte del gioco, senza alcun dubbio. L'arma più buggata del gioco, più forte, più imbattibile. Allora, dovrebbe esserci uno qua, no? No, vabbè. Quanto fai cagare, mamma mia. La cosa bella di quest'arma, la cosa che la rende buggata, è che sia da lontano che da vicino. Ma c'è ancora il nemico qua, no? Sia da lontano che da vicino, shotta. Cioè, è praticamente un'arma che può competere con qualsiasi tipo di arma. Cioè, vince tutti i gunfight dalle distanze. Non è facile usarla da lontano, però se ci prendete la mano, potete fare quello che volete. Siete i padroni della lobby. Andiamo qua. Qua ne è uno dietro, sicuro. E infatti. Minchia. Mi circondano, porca troia. Devo andare via da qui. Al volo proprio. Qua c'è uno. Che cazzo fai con quel lanciamissili? Via, via, via. Contrattacco. Mi hanno distrutto l'UAV. Ma brutto cane. Raga, guardate. È una mitragliata che spara velocissima e fa queste cose. Sto smirando. No, no, no. Come? Oddio. Probabilmente sto per morire. La corazza mi ha proprio salvato. Temporeggio prima che se ne vada questa merda. Torniamo alla nostra base. Oddio. Ma quanto ci mette il contrattacco ad andarsene? Affanculo. No! Vabbè, abbiamo il visato, ragazzi. Mamma mia. Ma lo state vedendo che cazzo è quest'arma? Ditemi se lo state vedendo. Cioè, per me è qualcosa di assolutamente incredibile. Cioè, non ho mai visto un'arma così forte su un COD. Fa proprio tutto. Cioè, se voi la sapete usare bene, non potete perdere un gap. Cioè, guardate col VSAT. Adesso mi ammazzano, scommettete. Cazzo, mi stava ammazzando per davvero quel pezzo di merda. Ma come ha fatto? Mi ha mandato one shot in un secondo. Poi potete sparare in hipfire perché è stra precisa anche in hipfire. C'è una cosa illegale, raga. Cioè, se vi dico l'arma buggata della settimana, non a caso. Cioè, non è che lo dico a caso. Tiriamo un bel contrattacco. Qua abbiamo il nostro amico che ci vuole uccidere. Tiriamo il contrattacco. Qua mi sa che abbiamo uno che ci vuole venire a prendere. In realtà ci abbiamo dietro. C'è un tipo qua. Però non lo vedo, quindi scappo. C'è qualcuno che ha sparato al tipo che mi hanno rubato, però. Vorrei capire chi. C'è una torretta, porca troia. Andiamo qua. Tanto quest'arma è un cecchino, cioè. Che sfiga, cazzo. Che sfiga. Andiamo qua. Ma ne abbiamo uno dietro. Via da lì, perché c'è il tipo dietro. Ammazziamo questo, oddio le mine. Sta ancora camperando qui questo sfigato. Mamma mia, l'abbiamo fuso. Sciolto. No, sta rinculando. Rinculo un po' lateralmente, è una cosa che mi sta un po' sul cazzo, però. Cioè, se vi abituate, raga. Cioè, ragazze. Boh, non, cioè, non mi viene nulla per paragonare quest'arma. Cioè, scioglie la gente. Veramente la scioglie. Contrattacco. Mamma, cioè,
Sto sparando anche male, raga, capito? No, vabbè, è illegale, ve lo giuro, è illegale, cioè non ho parole per descriverlo. Ragazzi, questa era la classe buggata della settimana, ve l'ho mostrata, ve la rimostro anche adesso, quindi almeno siete sicuri, ve la rifaccio comparire così la potete usare. Si tratta del Vesper, senza dubbio l'arma più buggata di Black Ops 3. Copiatevi questa classe perché se volete fare i macelli c'è il massimo. Ovviamente è una classe incentuata, proprio incentrata, scusate, sull'arma, cioè prendere potente l'arma, se no avrei messo un sacco di cose, magari nel senso secondario, non ho messo nulla. Però fidatevi, c'è veramente la buggataggine in persona. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, questo primo episodio. Fatemi sapere con un like se vi piace questa nuova serie. Un bel like, un commentino, tanto rispondo sempre a tutti e noi ci becchiamo stasera. Non so, raga, non so bene quando uscirà questo video perché ho cambiato tutto l'orario. Comunque, ci becchiamo al prossimo video. Bella, raga.